Salve e benvenuti a Zoom In, che focalizza la propria attenzione quest'oggi sul turismo e vogliamo parlare in modo particolare del Tourism Day che si è svolto a Roccaraso, una 3 giorni molto importante per la nostra regione che è stata di fatto la capitale del turismo italiano per 3 giorni. Vogliamo fare un po' il bilancio di questo evento con colui che l'ha organizzato, vale a dire l'assessore regionale al turismo, Mauro Di Dalmazio. Salve. Salve. Allora, dicevamo un evento, perché tale è stato, un evento che ha catalizzato l'attenzione soprattutto al di fuori della nostra regione, grandi personaggi hanno partecipato a questa kermesse. Innanzitutto, come le è venuta questa idea e perché? Perché innanzitutto ci siamo lasciati 8 mesi fa alla Conferenza Nazionale del Turismo di Cernobbio con dei propositi e con una strategia da seguire per il turismo italiano. E quindi era il momento di riprendere, di fare un punto di verifica di ciò che era stato fatto e soprattutto di ciò che non era andato bene, soprattutto alla luce di tanti interventi, di tante situazioni che si erano nel frattempo, che erano nel frattempo intervenute. In secondo luogo, perché l'idea era proprio quella di mettere, di consolidare la leadership dell'Abruzzo, il campo turistico, una leadership già garantita da un punto di vista istituzionale dal ruolo di coordinamento che l'Abruzzo ha di tutte le regioni italiane in materia turistica, e quindi legare l'Abruzzo come centro di dibattito nazionale, aumentandone la rilevanza, la leadership, la percezione e soprattutto rivalorizzando il ruolo dell'Abruzzo anche in termini di immagine turistica presso tutti i livelli istituzionali, i livelli degli operatori, i livelli delle associazioni di categorie, e quindi di dare una centralità ulteriore che indubbiamente è anche una garantisce una forma di marketing indiretto e soprattutto garantisce un posizionamento ulteriore del brand Abruzzo sotto il profilo turistico. Quindi c'erano tante motivazioni, non ultima quella di garantire anche e di riconferire a tutti un'esatta percezione delle nostre zone turistiche, soprattutto delle zone interne che da un punto di vista dell'immagine turistica erano state forse le più vessate a seguito del sisma del 6 aprile. Quindi c'erano una serie di obiettivi, non ultimo quello di far emergere da questa kermesse dei contenuti decisivi per lo sviluppo turistico nazionale e evidentemente regionale. C'erano, come dicevo, grandi personaggi importanti del mondo del turismo italiano e ovviamente non poteva mancare il ministro del turismo Michela Brambilla. Le facciamo ascoltare ciò che ha detto, o meglio, le facciamo ascoltare, lei già l'ha ascoltato presumibilmente anche lei, l'intervista che abbiamo realizzato, un pezzo dell'intervista. Prego la regia di mandarla in onda. Per l'Abruzzo il turismo costituisce oltre il 10% del PIL. Anche per questa ragione sono molto lieta di annunciare che il Ministero del Turismo ha disposto un finanziamento di quasi 4 milioni di euro al turismo della Regione Abruzzo, di cui oltre 900 mila euro di contributo di solidarietà per quello che è purtroppo la calamità che ha colpito la Regione, e la restante parte, cioè circa 3 milioni, per finanziarne la promozione soprattutto a livello web, per mettere la Regione in condizioni di promuoversi, di vendersi attraverso la rete, che oggi è il primo veicolo di promozione del turismo, anche con una promo commercializzazione efficace, quindi una vicinanza concreta del Ministero del Turismo alla Regione, nel senso che più concreta di un sostegno economico direi che non si potrebbe fare. Noi abbiamo lavorato per mettere le nostre imprese nella condizione di lavorare meglio. Quindi con l'istituzione dei distretti turistico-alberghieri prevista nel nostro decreto sviluppo potranno godere di zone a burocrazia zero, quindi semplificazione di tipo amministrativo, tutte quelle che sono le agevolazioni previste sotto il profilo finanziario e fiscale dei distretti d'impresa. Potranno approfittare dello sportello unico per tutto quanto riguarda fisco, previdenza e quant'altro, liberare le nostre imprese da questo fardello di burocrazia certamente opprimente e allo stesso tempo andare in una direzione di liberalizzazione è già un importante e concreto segno che potrà cambiare in maniera determinante la loro possibilità di competere.
Allora, abbiamo ascoltato la Brambilla, insomma arrivano 4 milioni di euro. Mi viene sempre da pensare che quando uno dice una cifra, pensa sempre, ah, sono tanti soldi, poi bisogna vedere se sono pochi in rapporto ad altri dati, ad altre regioni, ad esempio, e come poi vengono ramificati sul territorio. Guardate, la storia di questi 4 milioni è una storia antica, perché innanzitutto appartengono, devo dare atto al Ministro che è stata assolutamente collaborativa con il sistema delle regioni per attingere queste risorse. Questa è una storia, la racconto perché è un aneddoto, una storia antica, e credo che vada a merito oggettivamente dell'Abruzzo, non di Mauro Di Dalmazio, se si sono sbloccati. Sono i famosi fondi di 160 milioni di euro che la finanziaria del 2006-2007, il comma 1228 dell'articolo 1, prevedeva a favore dei progetti per la realizzazione di progetti di eccellenza turistica regionali. E queste somme sono state oggetto di un contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale, perché il precedente ministro, o meglio sottosegretario all'epoca, ritenne di poter utilizzare quelle somme per il governo. In realtà la Corte Costituzionale disse che erano somme destinate alle regioni, poi si sono ridotte per i tagli e sono diventate scarse 90 milioni di euro, e un anno e mezzo fa, devo dire con una buona, ottima disponibilità del Ministero a ragionare, siamo riusciti a sbloccarle, a definire un protocollo di intesa con il Ministero per l'utilizzo, e le quote per la realizzazione di questi progetti di eccellenza vanno in proporzione ai parametri che le regioni hanno, ad esempio per la ripartizione delle quote FAS e quant'altro. Chiaramente si tratta di risorse utilizzate per la realizzazione di progetti di eccellenza, tranne quel milione di euro scarso a cui faceva riferimento il Ministro. Di solidarietà. Sì, di solidarietà. Io ricordo anche quando avvenne e dove avvenne. Eravamo alla Borsa di Londra e c'era una riunione di tutti gli assessori, e io chiesi che da questi 100 milioni di euro, fuori dalla partita dei progetti di eccellenza, un milione fuori sacco, per così dire, venisse destinato all'Abruzzo per aiutarlo in questa operazione di rilancio dell'immagine a seguito del terremoto. Devo dire che tenni la solidarietà totale di tutti gli assessori, e quindi adesso, a distanza di un anno e mezzo, di due anni, in realtà di oltre due anni, abbiamo ottenuto questo milione di euro che dovremo utilizzare. Si è sbloccato proprio l'annuncio che me lo ha dato il capo dipartimento proprio a Roccaraso. Mentre invece i due progetti a cui faceva riferimento il Ministro sono i due progetti che tendono a colmare due lacune. Abruzzo Agorà? Abruzzo Agorà e Abruzzo Welcome. Innanzitutto i progetti di eccellenza, che non sono una novità assoluta, i progetti di eccellenza interregionale sono una consuetudine. Nel passato c'era discutibile consuetudine di inserirsi in reti progettuali con le altre regioni, inserendo tante azioni, spezzettandole, quindi per dispensare un po' di risorse, se volete, a destra e a manca, senza far convergere risorse su obiettivi strategici definiti. Vuoi perché c'erano tante risorse del bilancio regionale da poter utilizzare, vuoi perché si riteneva di operare così, non lo so, non mi interessa analizzarlo. Mi interessa discutere di ciò che abbiamo fatto noi, cioè questi 3 milioni di euro li abbiamo destinati e finalizzati a due progetti reali di eccellenza per colmare due lacune. Uno, il posizionamento, il consolidamento del brand Abruzzo nel panorama web mondiale, dei network mondiali, dei motori di ricerca mondiale. Una ricerca ci vede completamente assenti. Cioè, in una graduatoria nazionale come regione, noi, da un punto di vista della nostra presenza sul web, sui network, che oggi rappresentano evidentemente la forma di promozione più veloce, più rapida e soprattutto più diffusa, noi siamo totalmente assenti. Quindi c'è un progetto finalizzato a consolidare e far mantenere il brand Abruzzo in questa logica, con un progetto molto articolato. L'altro invece, che è un'azione di una strategia, che è quella dell'accoglienza, una strategia che è quella di farci percepire realmente come regione, come identità turistica. E per farsi percepire come regione, come identità turistica, regione turistica, la prima cosa è l'accoglienza, in tutte le sue sfaccettature, non solo l'accoglienza personale. L'accoglienza significa la cura del turista, l'attenzione, i servizi.
Ebbene, l'altro progetto tende a uniformare le strutture IAT, a trasformarle da luoghi di informazione in luoghi di accoglienza, e quindi con un progetto molto ambizioso sul quale abbiamo locato 1.800.000 euro di risorse, che riformerà tutta la rete IAT, trasformerà gli IAT in collaborazione con gli enti locali da luoghi di informazione a luoghi di accoglienza, e chiaramente li renderà molto più funzionali rispetto alle disfunzioni e alle distonie che oggi questa rete purtroppo soffre. Ovviamente internet, come accennava lei, è un aspetto vitale, perché oramai oggi colui che vuole andare in vacanza, di fatto la fonte primaria è internet, quindi è fondamentale che l'Abruzzo ci sia e ci sia per bene. Volevo chiedere, è chiaro, poi il discorso dell'accoglienza diventa l'altro aspetto. Il primo è comunicare ciò che si ha, poi però bisogna strutturare, perché poi quando si parla di appunto distretto turistico alberghiero, a burocrazia zero, ha detto il ministro, ovvero? È la parte del decreto sviluppo che, tra le altre cose, è in analisi con la conferenza unificata proprio in queste ore, nella sua complessità. Questo aspetto del decreto sviluppo ha evidentemente un principio positivo alla base, cioè che è quello di garantire, di spingere alle aggregazioni di rete, di filiere, alle aggregazioni territoriali, che poi in realtà è tutta la strategia di governance che la Regione Abruzzo ha posto in essere e che ha presentato a Roccaraso, e assistendola o garantendo a queste zone, a questi distretti, la possibilità di essere meno gravata sotto il profilo degli orpelli burocratici, che evidentemente, in un momento in cui la globalizzazione, i ritmi dell'economia, delle scelte, le mutazioni impongono una velocità decisiva nei passaggi e nei processi, oggettivamente la lentezza che può derivare dall'appesantimento burocratico è uno degli ostacoli maggiori. Ed è chiaro che questo però non può rimanere solo un discorso burocratico, attorno a ciò bisogna creare poi un discorso di rete e di filiera, però questo poi appartiene evidentemente alla competenza delle regioni, alla capacità legislativa e regolamentatrice delle regioni, ed è quello che noi abbiamo proposto, in realtà era già inserito nel piano triennale del turismo, lo abbiamo specificato come forma di organizzazione sul territorio, perché noi, vedete, l'analisi di tutte le strategie del turismo non sono partite con l'assessorato dalla intuizione o meno che può esserci, sono partite dalle consapevolezze, dalle criticità, e su quelle stiamo cercando di lavorare. Le criticità erano tante: da un lato che il turismo è sì un argomento, un settore del quale tanti parlano, si fa accademia, ma poi non diventa il settore che orienta le scelte in maniera orizzontale, trasversale anche agli altri settori, penso alla formazione. Non può esserci turismo se non c'è personale formato, anche lì è accoglienza, è cura, è servizio, penso alle infrastrutture, alla mobilità, penso alla cultura, cioè il turismo è oggettivamente orizzontale alle scelte anche di altri settori. Soprattutto poi il turismo non può disperdersi in mille strategie, e cioè ogni centro istituzionale, comune, piccolo comune, provincia, diventa un portatore di un'autonoma strategia e quindi, in ultima analisi, un dispersore di risorse, perché non va da nessuna parte, una logica del genere non porta da nessuna parte. Siamo partiti dal gap, come dire, anche culturale, la necessità di fare un salto di qualità sotto questo profilo. Poi siamo andati alla necessità di fare in modo che veramente i processi di aggregazione, per uscire dall'individualismo anche degli operatori, partissero dal basso, cioè noi vogliamo che l'integrazione pubblico-privata non sia uno slogan, noi vogliamo che gli operatori, i privati, gli imprenditori, coloro i quali sotto ogni profilo del commercio, della ristorazione, della ricettività, sono nella filiera del turismo, diventino i protagonisti. Per questo abbiamo strutturato un piano che individua delle forme di aggregazioni che diventano poi gli attuatori, coloro i quali, valorizzando le peculiarità, fanno un'azione di sistema. Ecco qui, io li ho chiamati, semplificando in italiano, i club di destinazione, i club di prodotto. Abbiamo riformato il discorso dei sistemi turistici locali. Adesso la palla, oggettivamente, passa a chi ha voglia di far questo. Noi siamo lì ad assistere, abbiamo creato gli strumenti, a dare stimoli, abbiamo messo le risorse per farli decollare e per farli partire. Adesso è il momento di fare la sintesi per far decollare veramente l'Abruzzo.
Vogliamo anche ricordare che lei, oltre a essere assessore regionale al turismo, è anche il coordinatore nazionale degli assessori regionali al turismo. E ora le facciamo ascoltare dunque il suo presidente, ovvero sia il presidente della conferenza delle regioni, Vasco Errani. Lei ha diversi presidenti a cui deve rendere conto, che ha parlato proprio della mancanza di strategie per quanto riguarda il turismo. Ascoltiamo. La strategia sul turismo questo paese non ce le ha, non sono parole, non sono chiacchiere, ma sono politiche che mancano. Mancano risorse, politiche e una visione del futuro. Allora, o si inizia a farlo evitando atti unilaterali, come per esempio l'ultimo decreto sullo sviluppo, che rappresenta un problema serio per le imprese balneari, per esempio, si cessa di fare atti unilaterali e si comincia a impostare una politica vera, o altrimenti rischiamo di rimanere nelle chiacchiere. Cosa possono fare le regioni per sostenere il turismo? Investire in chiave di sistema, ma per farlo occorre condividere col governo una strategia che, finché non si fa e si fanno solo delle parole, siamo sempre fermi al palo. Le imprese devono fare un salto di qualità nella capacità di utilizzare i nuovi strumenti come la rete, che è uno degli aspetti più interessanti e peraltro più in crescita di mediazione della domanda, quindi su questo bisogna fare rapidamente un salto di qualità. Non esiste più il turista di 40 anni fa che caricava la macchina e partiva senza informarsi. Speriamo che ci sia ancora il turista di 40 anni fa e che continua a fare turismo, ma è il turismo che è cambiato, il mondo è cambiato, e non perché c'è la crisi, perché è cambiato e noi dobbiamo interpretare questo cambiamento. Allora, abbiamo ascoltato il presidente Vasco Errani, è d'accordo? Assolutamente sì, ma è l'analisi che abbiamo poi su scala portato sulla regione Abruzzo. La logica di definire un piano strategico, un master plan che guardi nel breve, medio periodo e nel lungo periodo risponde proprio a questo, cioè l'esigenza che il turismo non sia un settore guardato, come dire, con una logica del fai da te, tanto abbiamo le montagne e il mare, non serve a nulla. Non serve a nulla, mettiamocelo in testa, dire abbiamo le montagne, il mare, eccetera. Sì, abbiamo la potenzialità, ma quella potenzialità, se non si asseconda e non si struttura, diventa una potenzialità, o meglio, rimane una potenzialità inespressa. La strategia è fondamentale innanzitutto come approccio al turismo come vero e proprio comparto produttivo, comparto di sistema, nel quale gli attori istituzionali, gli attori privati facciano sistema, che orienti le scelte, che orienti l'allocazione delle risorse. Attenzione, molti hanno parlato della mancanza di risorse, è vero. Se non c'è un sistema, le risorse diventano un costo e non un investimento. Quindi bisogna creare i presupposti per cui quelle risorse poi diventino un investimento. Ma in secondo luogo è anche vero che le risorse, l'attenzione, il supporto e lo stimolo può essere data anche in altre maniere, ad esempio attraverso la leva fiscale sulle imprese, attraverso il sostegno alle azioni dell'innovazione delle imprese del settore turistico. Tutto questo in Abruzzo si sta verificando perché c'è una rinnovata consapevolezza da parte degli operatori e anche da parte delle istituzioni, se è vero come è vero che siamo riusciti per la prima volta, ed è storico come passaggio, a definire un protocollo d'intesa che ha un valore politico importante, ma anche poi declinato a delle conseguenze materiali e concrete fondamentali. Un protocollo d'intesa tra la regione, le quattro province, i tre parchi nazionali, un protocollo d'intesa aperto, tenteremo di estenderlo anche al sistema delle camere di commercio, al sistema dei comuni, in una logica aggregata, in cui si dice semplicemente una cosa sola: c'è una strategia unitaria per l'Abruzzo, non si va più ognuno per i fatti propri. Se è vero come è vero che le imprese sono state capaci di aggregarsi e di rispondere, di costituire un polo di innovazione unitario in Abruzzo, quindi non siamo più in una logica di divisione, di frammentazione, ma comincia a farsi strada la logica di rete e di sistema. Quando parlo del turismo come un settore che necessita di un approccio diverso e anche di un salto di qualità, lo dico a tutti i livelli, a livello istituzionale ma anche a livello degli operatori. Io ho fatto una provocazione a Roccaraso. Noi stiamo definendo le strategie e stiamo portando avanti azioni strategiche che non nascono da un sogno, o meglio, che vivono di un sogno, ma se non si ha capacità di sognare non si ha capacità di realizzare.
ma che non nascono, come dire, da una improvvisazione, nascono da una fase di ascolto e di valutazione. Ebbene, rispetto a questo, cercare di spingere questo salto di qualità, di fare in modo che questo si verifichi, è necessario affinché l'Abruzzo, e questa è stata la mia provocazione, diventi veramente regione turistica. Lei ha parlato di risorse, allora facciamo ascoltare quello che è il suo, in realtà, vero presidente, il presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi. L'unico presidente. Che ha parlato, ha posto l'accento proprio sulla problematica delle risorse, che è la grande problematica non solo abruzzese, ma a livello mondiale in questo periodo. Ascoltiamo il presidente Gianni Chiodi. Oramai i fondi, l'economia occidentale, i paesi occidentali non li hanno più. Si tratta della nuova fase dello zero budget, e quindi, tra l'altro, esplicitamente ammesso dai governi, per cui adesso c'è la possibilità di fare veramente delle strategie che siano in linea con quelle che sono le esigenze del turismo di questi tempi e non magari di 40 anni fa, che ancora però quei modelli li portavamo avanti. E ci siamo messi a discutere cosa significa il prodotto turistico. Il prodotto turistico, come diciamo noi in sede di conferenza delle regioni, non è il mare, non è la montagna, non sono le bellezze naturali e nemmeno i monumenti. Il prodotto turistico sono una serie di questioni che vedono loro centrali questi beni, però non assolutamente essenziali. Significa per esempio una viola ben tenuta, il sorriso di una commessa, il culto dell'accoglienza, la possibilità di usare molto bene la rete con dei network, che ormai è lì che i clienti e i turisti scelgono le destinazioni e i luoghi. Quindi un lavoro fatto in sinergia, questo è il prodotto turistico, non è più solamente il bene. E quindi in questo senso le politiche pubbliche possono essere tali da agevolare questo tipo di percorso. Già noi con i poli di innovazione abbiamo proprio forzato questo aspetto culturale, abbiamo detto: noi daremo dei denari pubblici alle iniziative imprenditoriali turistiche purché però si mettono in sistema e a rete. Il fatto del successo del polo di innovazione sul turismo, direi che l'ho visto molte imprese, quasi tutte le imprese, mettersi insieme a lavorare, credo che sia la strada maestra da seguire. Allora, il presidente Chiodi ha parlato di zero budget, che sembra un po' il nome, evoca il nome di una bevanda energetica o giù di lì. In realtà è la realtà, mi scusi il gioco di parole, non ci sono soldi. L'idea è dunque quella di avere, altro gioco di parole, idee, ma poi hanno bisogno queste idee di gambe per camminare. Cioè, come dire, realizziamo un progetto che possa vivere di proprie risorse. C'è un'espressione che utilizza il Presidente, quella era solo la prima parte, che rende un po' l'idea, dice no budget, no lobby oggi. E cioè anche le corporazioni legittime, le categorie, gli interessi comuni, e oggi la politica rivendicativa legittima purtroppo non può ottenere risultati proprio perché non c'è il budget, non ci sono le risorse. Però io qui andrei a distinguere. Parto con una domanda retorica, se volete. Cosa ha determinato in termini di strutturazione rispetto alle necessità che il turismo moderno e la competizione turistica moderna richiede? Cosa hanno determinato gli ingenti investimenti che ci sono stati negli anni passati? Spesso a pioggia. E cioè è vero che non ci sono risorse, però è anche vero che le risorse che ci sono, poche o tante che siano, e tutti auspicano che ce ne siano di più, ma per far questo il turismo deve diventare un'esigenza condivisa, per avere la sua quota di risorse, ma quelle risorse poi devono essere investite. Il Presidente faceva riferimento ad un discorso: non c'è più il turismo di 40 anni fa, lo dicevamo un po' tutti, e non basta più il prodotto turistico. Oggi il turista non sceglie più per destinazione, sceglie per esperienza. C'è un turismo esperienziale, c'è un turismo nel quale i nostri beni, prodotti turistici straordinari, se non sono accompagnati dagli altri elementi immateriali del turismo, e materiali, servizi, infrastrutture, formazione, cortesia, accoglienza, cioè il turista è il nostro bene. Non è il turista un pollo da spennare, mordi e fuggi, è il nostro investimento. E noi su questo dobbiamo investire. Allora, le forme di comunicazione, le forme di promozione, noi si è sempre parlato di turismo solo come promozione, ma cosa promuoviamo? Cioè la domanda oggi è: cosa promuoviamo? Se promuoviamo un prodotto che non corrisponde alle intese, se andiamo a dire ai turisti abbiamo una zona straordinaria in cui ci sono questi servizi e poi non ce n'è uno solo di quel servizio, diventa un boomerang, così come
un disservizio che un singolo turista trova all'interno di una nostra struttura ricettiva, ristorativa, di ristorazione, commerciale, si moltiplica, diventa un disservizio dell'Abruzzo. E con le forme di diffusione così accelerate che la rete assicura, una volta il passaparola si effettuava tornando nel proprio luogo di residenza, parlando in ambito familiare, in ambito professionale, quindi, come dire, no, ci sono anche dei siti turistici in la cui divulgazione si danno i commenti oggi su... si scelgono le destinazioni sulla base delle esperienze che chi è stato in quel luogo riporta sui blog, sui network, e un'esperienza negativa diventa una pietra tombale per quella destinazione. Ecco perché la crescita culturale deve essere diffusa nei servizi, ed ecco la strategia, le risorse. Ed è poi vero che noi le risorse ce le siamo andate a cercare. Abbiamo le risorse dei fondi strutturali che verranno, ma sono risorse che non verranno messe a casaccio. Le abbiamo programmate, abbiamo detto che ci sono potenziali risorse per circa 85 milioni di euro, dal PAIN, al FAS, alle altre risorse. Siamo andati a allocarle per il raggiungimento, per sviluppare quelle azioni strategiche che abbiamo condiviso e che riteniamo strutturali. Questo è il cambio di mentalità, e soprattutto deve essere anche un cambio, come dire, di cultura che tutti noi dobbiamo avere. Sono perfettamente d'accordo. Cambio di mentalità, una cultura diversa sotto il profilo turistico. Io non voglio generalizzare, però è vero che abbiamo spesso gli operatori privati del turismo che tendono un po' a lamentarsi e a dire ma noi siamo soli, la politica non fa abbastanza. La politica in realtà dovrebbe indirizzare, porre delle risorse che poi devono essere moltiplicate con il lavoro fatto dai privati, e come diceva lei, spesso e volentieri c'è la cognizione da parte di qualcuno, di qualche operatore del turismo, è tanto questo viene dalla Germania, viene una volta e ora lo frego e che è buonanotte ai suonatori, ed è sbagliatissimo, perché appunto deve esserci un cambio di mentalità. Sì. Allora, io scherzando con i miei amici imprenditori, perché c'è un rapporto veramente stretto e sinergico, e questo mi fa essere ottimista, e poi dirò perché, dico sempre, non può essere che se il turismo va bene è merito degli operatori, se il turismo va male è demerito della politica e delle istituzioni, non regge. Dobbiamo capire, ed è questo il salto di qualità che abbiamo fatto, che senza declinare le responsabilità che derivano dal proprio ruolo, tutti siamo imbarcati su una stessa avventura. Cioè, questo discorso riguarda tutti quanti noi, istituzioni e operatori, perché se cresce il turismo, cresce per tutti. E il salto di qualità che io sto ravvisando sta proprio in questo, in una logica non più esclusivamente di rivendicazione, ma in una logica propositiva. Cioè, si sta cominciando a entrare nel tempo moderno, si cominciano ad avvertire le esigenze diverse che oggi si pongono. Lei diceva prima il turista, per me fare turismo e avere un'identità turistica è il cittadino residente che dà con il sorriso un'informazione a chi gliela chiede, è il vigile urbano della località che sa che quel turista non è un fastidio, ma è invece una ricchezza e una potenzialità, è il commerciante che si adopera per accoglierlo, è il turista, è l'operatore che cerca di fidelizzare il cliente. Abbiamo avuto un seminario con il professor Dallara e c'è stato un tema straordinario. Tutti quanti lavorano sulla fase di induzione alla scelta, quindi la promozione. Poi bisogna strutturare il prodotto, abbiamo detto la sfida che abbiamo, quello di far diventare veramente il sistema turistico. Pochi investono sul ricordo. E cioè nel momento stesso in cui un turista generalmente paga il conto, come dire, esce dalla nostra sfera di attenzione. Lì invece inizia la partita, con il dono, con l'attenzione, con il richiamarlo, con il collegamento, perché quello sarà il maggior veicolo di investimento, sarà il nostro moltiplicatore. Noi dobbiamo investire su tante cose culturali, dobbiamo farlo sostenendo le imprese. Vede, quando si parla di salto di qualità, io non ho un ottimismo di maniera, io sono ottimista per davvero. Non perché sul turismo bisogna essere ottimisti, sono ottimista perché le criticità, le resistenze, il bastian contrario, quello che dice dateci soldi poi ci pensiamo noi, colui che pensa faccio turismo da 40 anni, il turismo lo so fare io, il turismo va studiato, va interpretato, perché oggi è mutato. Bisogna avere l'umiltà, e le dico anche un'altra cosa, bisogna avere la capacità di essere umili e di rapportarsi in questo nuovo contesto. Sia le istituzioni, principalmente le istituzioni, sia il mondo degli operatori, ma questo c'è, in Abruzzo si comincia a avvertire, questo è l'ottimismo. Posso dire un piccolo inciso? Assolutamente sì.
Noi abbiamo avuto dei dati importantissimi l'anno scorso, positivissimi. Addirittura l'Istat ha certificato dei dati molto migliori di quelli che abbiamo certificato noi come APTR, quindi c'è una certificazione anche terza rispetto a noi. Questo non mi conforta, perché da un lato dimostra la capacità degli operatori, dimostra che l'Abruzzo ha un appeal, ma certamente non è un dato sul quale nessuno di noi, io per primo, può adagiarsi, perché io non voglio che l'Abruzzo stia a commentare il dato più 3%, meno 3% ogni anno, che l'Abruzzo sia il frutto di una oscillazione che deriva dal sistema di essere maggiormente capace in un determinato periodo, oppure che derivi da una congiuntura internazionale favorevole. Io vorrei che l'Abruzzo diventasse veramente una regione turistica che, al di là delle oscillazioni del 3 o del 6%, sappia e comporti che il turismo sia veramente un asse strutturale. L'Emilia-Romagna negli anni, che ha costruito un sistema di sviluppo turistico avendo meno prodotti dell'Abruzzo, non soffre drammaticamente se perde un 2% o guadagna un 2%, perché comunque il turismo si è strutturato e rappresenta comunque l'asse realmente portante. Ecco quando dico io che l'Abruzzo deve diventare regione turistica sotto il profilo dell'incidenza strutturale, stabile, che il settore deve avere sulla produzione di beni e servizi della nostra regione. È verissimo, noi dobbiamo imparare molto dalla Romagna, ad esempio, e sai qual è la cosa che mi innervosisce, anzi per dirla tutta mi fa arrabbiare come abruzzese? Il fatto che, come diceva lei, l'Abruzzo ha prodotti sotto il profilo ambientale decisamente migliori rispetto alla Romagna, solo che lì c'è una cultura del turismo, come diceva lei, dell'accoglienza, del sorriso, del tener legato il turista. In Romagna sono tantissimi coloro che arrivano dall'estero e vanno lì puntualmente ogni anno, ma non a caso, perché appunto vengono, come dire, tenuti legati dagli operatori del settore. Noi non siamo secondi a nessuno, potenzialmente. Non siamo secondi per caratteristiche della nostra gente, per quella innata capacità di far sentire l'ospite a casa sua. Non siamo secondi a nessuno anche per la capacità, guardate, i nostri operatori in momenti difficili in cui non c'è stata una vicinanza delle istituzioni in termini strutturali, ma c'è stata, come dire, una logica di assistenzialismo. Comunque sono stati capaci di mantenere il nostro sistema turistico. Adesso c'è necessità di fare il famoso salto di qualità. Io dell'Emilia Romagna invidio solo una cosa, il fatto che è partita 20-30 anni fa. E per strutturare questo sistema, un sistema turistico reale, non bastano, non è sufficiente 1 o 2 anni. Certo, si hanno risultati anche nel breve periodo, ma occorre capire che è un discorso strategico e va costruito anno per anno, e non può, ecco perché la governance con la partecipazione e il governo dei privati e degli imprenditori dal basso, integrazione pubblico-privata, perché non può dipendere una strategia turistica o un andamento turistico se c'è oggi l'assessore, dal fatto che oggi c'è l'assessore di Dalmazio, domani c'è l'assessore tal dei tali, domani c'è e cambia tutto, o e domani c'è un assessore un altro o un'altra giunta che non valorizza il turismo. A quel punto la struttura del turismo è tale per cui il governo, le scelte, la pressione arriva dal territorio, da coloro che poi devono essere accompagnati nel fare l'economia turistica e quindi l'economia in generale, che sono gli imprenditori. E quando io ho detto provocatoriamente, delineando il sistema di governance e di strutturazione che abbiamo proposto a Rocca e Raso, ho detto: io, chiaro che è un paradosso, non voglio più gestire i soldi che ho nella regione per programmazioni europee, per programmazioni statali. Chiaro che non è così, perché se io faccio un bando per far migliorare la qualità, altro tema centrale, delle nostre imprese turistiche, è un bando e quindi arrivo a beneficiare le imprese che vadano in quel senso, non elargizioni sic et simpliciter, migliorate la qualità, datevi certificazioni. Ma da un punto di vista dello sviluppo turistico, io vorrei che gli attuatori locali, questi club, queste sinergie, questi consorsi, queste aggregazioni, chiamiamole come ci pare, disciplinate dalla regione, che seguono la strategia regionale, la macro strategia regionale che viene fuori dalla condivisione con tutti gli attori, poi diventino gli attuatori secondo le peculiarità del territorio. Ecco, io quando dico i soldi vorrei che venissero utilizzati dal territorio per il territorio, mi riferisco a questo. È una provocazione, ma è anche soprattutto uno stimolo a capire che questo è quello che ci deve impegnare nei prossimi tempi.
Nel corso di Tourism Day, esattamente l'ultimo giorno, si è parlato di qualcosa che è anche molto importante per la nostra regione, perché quando si parla di turismo si pensa sempre all'estate, ma così non è, perché c'è anche una fase invernale. Ed è stata presentata una cosa molto importante sotto il profilo sportivo. Sì, i campionati mondiali junior del 2012 di sci alpino, che è forse la terza manifestazione in ordine di importanza mondiale di sci alpino, oltre i campionati mondiali, vabbè, le Olimpiadi che sono quadriennali, oltre ai campionati mondiali maschili e femminili, poi ci sono i campionati mondiali junior, perché è come se fosse un campionato mondiale under 21 del calcio. E chiaramente questo denota due cose: da un lato un valore non soltanto per Roccaraso, ma per tutto il nostro sistema di regione, di centro-sud come collocazione geografica, ma che si è inventata una vocazione sul turismo invernale, se l'è inventata 100 anni fa, che Roccaraso è partita 100 anni fa. Secondo luogo, perché evidentemente questo denoterà, dà credibilità ulteriore al nostro sistema turistico, perché se si è in grado di attrarre eventi di questo genere si ha una credibilità organizzativa, una credibilità in termini di location, una credibilità in termini di destinazione. Terzo, perché ci darà comunque una risonanza importante. Dico un'altra cosa, guardate che dobbiamo fare anche un altro salto di qualità, se volete, nell'essere un po' più orgogliosi di noi stessi. Questo non è un discorso che deve scadere nell'autoreferenzialità per dirci, darci voti o dirci quanto siamo bravi. Però ogni tanto, come sistema generale, dobbiamo evitare di enfatizzare troppo, perché lo facciamo, certe volte siamo autolesionisti, di enfatizzare troppo degli aspetti negativi minimizzando gli aspetti positivi della nostra regione. Perché se così facciamo, se non ci crediamo noi, ci diventa difficile poi vendere il nostro prodotto all'esterno, se siamo i primi a non crederci. E allora dico anche, con orgoglio, il fatto che sia venuto il presidente Errani, il ministro Brambilla, il gotha del mondo istituzionale, tecnico, associativo dell'Italia in Abruzzo, non è una cosa usuale, non è nemmeno una cosa semplice. Allora vediamo di evidenziare questi aspetti, ma non a beneficio dell'assessore di turno, a beneficio di un sistema. Cerchiamo, quando abbiamo delle peculiarità positive, di esaltare quelle e di minimizzare all'esterno le altre, poi di avere la capacità critica di affrontare i problemi e di non sottacerceli al nostro interno, ma smettiamola, perché tante volte un atteggiamento che abbiamo tutti come sistema fa un po' più, come dire, un po' più facile per certi versi di dirci male da soli, cioè di evidenziare troppo le cose che non vanno, che pur ci sono. Cominciamo a far pesare le cose che vanno, cominciamo a tirar fuori orgoglio e fierezza sulle cose che vanno, in tutti i settori, perché se non siamo noi stessi i primi a essere fieri e orgogliosi delle cose che vanno in Abruzzo, non possiamo pretendere che questa percezione ce l'abbiano fuori. Che poi è un'altra caratteristica classica e tipica del popolo abruzzese. Siamo verso la fine della nostra trasmissione, le devo fare un'ultima domanda, o meglio le voglio fare un'ultima domanda, però è la domanda delle domande, la classica domanda da $1 milione, ma perché uno deve venire in Abruzzo? Uno deve venire in Abruzzo perché l'Abruzzo ha tante cose belle per rendere felice una persona. Uno deve venire in Abruzzo perché deve conoscere e scoprire l'Abruzzo. Io dico una cosa, uno deve venire in Abruzzo perché deve trovare la cortesia e l'ospitalità. Ad oggi la gente è venuta in Abruzzo trovando delle ragioni, scegliendo la destinazione, trovando una di queste cose che non è servita forse a fidelizzarlo completamente, non è servita a far esprimere le potenzialità. Allora io dico, tutti quelli che sono venuti in Abruzzo hanno trovato una ragione. Sono venuti 10 e potevano venirne 100. Adesso noi dobbiamo fare in modo per conservare, trovare il modo per conservare quei 10, per dire a quei 90 che ci sono 100 buoni motivi per venire in Abruzzo. Io dico che l'Abruzzo, non lo dico io da abruzzese, non mi piace questa retorica, dico che l'Abruzzo è realmente una terra meravigliosa, poco conosciuta, ma ciò non basta più. Mettiamocelo in testa. Uno deve venire in Abruzzo, volete sapere perché? Perché trova il servizio, perché trova l'accoglienza, perché trova l'ospitalità,
perché trova la struttura, perché trova il trasporto pubblico che lo sposta, perché trova la possibilità di incastrare e di poter visitare mostre, perché trova un sistema. Come dire, la differenza appunto è questa, perché poi in Italia c'è grande concorrenza, perché tutta l'Italia è bella. Non solo dire, l'Italia è concorrenza, ma adesso dobbiamo considerare una cosa, che mentre prima la concorrenza, ad esempio penso al turismo balneare, era una concorrenza tutto sommato ristretta, limitata. Oggi ci sono centinaia di destinazioni low cost che, rispetto alla tendenza della short vacancy che oggi c'è, perché chiaramente le vacanze sono più di 2 mesi, sono di 15 giorni, il low cost, la possibilità di andare, noi su questo non siamo competitivi, perché in Abruzzo non ci sarà mai il low cost, perché noi abbiamo qualità diverse, abbiamo regimi diversi, abbiamo costi del lavoro diversi, abbiamo costi fiscali diversi, abbiamo qualità diversa. No, noi non dobbiamo competere su quello, noi dobbiamo competere sulla qualità del servizio e far scegliere, per l'esperienza che vive un turista di qualità assistita, farlo scegliere e farlo pagare di più. Non farlo pagare di più qui, farlo pagare di più nel senso che è disposto a spendere di più rispetto a un locale. Perché ci sono servizi. Perché ci sono servizi che avvalorano quei prodotti di cui parlava il Presidente. Pensate una cosa, noi diciamo sempre: abbiamo la montagna e il mare, a distanza di 40 minuti l'uno dall'altro, è uno slogan importante, efficace. Pensiamo un po' a che collegamenti ci sono, pensiamo un po' a che dialoghi c'è stato fra gli operatori del mare, favorito dall'istituzione, con gli operatori della montagna, a quali scambi, a quali sinergie che consentano poi alle città di mezzo e ai nostri paesi ricchi di storia, cultura e tradizione di essere, come dire, l'ulteriore attrattore che giustifica e rende indimenticabile un itinerario. Cioè non basta dirle determinate cose, dobbiamo strutturarle. Le nostre zone interne, che possono rappresentare un valore straordinario per lo stesso turismo balneare, sono di fatto zone desertificate sotto il profilo dei servizi, dell'antropizzazione. Dobbiamo lavorare su questo, altrimenti dire abbiamo una montagna, ok, sta lì, una cartolina, bella da vedere, poi? Quindi su questo dobbiamo lavorare, su questo cambio concettuale. Ripeto, per far questo occorre, come stiamo facendo, definire, come abbiamo fatto, una strategia compiuta, occorre una forte sinergia istituzionale, occorre una rinnovata e mutata consapevolezza degli operatori. Messi tutti insieme questi ingredienti, la sfida si può vincere. Possiamo dire in conclusione che il sistema migliore per far funzionare il turismo del futuro è fare sistema. È fare sistema e delineare i contenuti di quel sistema e crederci tutti quanti e uscire da una logica di campanile e di individualistica. Se cresce il turismo, se il turismo va bene, è benessere per tutti. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, nessuno può tirarsi fuori. Il turismo richiede l'intervento di tutti. C'era un amico, lo traduco in italiano in sintesi, che mi raccontava di aver visto, visitando un paese africano, una maglietta che stava tentando di promuoversi come destinazione turistica, ma una maglietta che chiamava, con uno slogan che chiamava sostanzialmente allo sforzo collettivo, sinergico. Sostanzialmente suonava un po' così, sarò impreciso, il turismo è benessere per tutti e porta benessere per tutti. Tu cosa stai facendo? E cioè tutti noi, se vogliamo che il benessere sia diffuso e generale, senza declinare responsabilità, ciascuno per il proprio ruolo, ma anche il singolo cittadino, anche il singolo commerciante, ciascuno di noi deve domandarsi e deve potersi dire che è una parte di un ingranaggio complessivo per rendere questa regione veramente turistica. Io ringrazio l'assessore regionale al turismo Mauro Di Dalmazzo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E possiamo dire in conclusione, buon Abruzzo a tutti. Buon Abruzzo a tutti veramente. Grazie e alla prossima.